Ciao a tutti, ciao a voi studenti abbonati al canale. Allora, oggi parliamo di maledizioni. Parliamo di maledizioni naturalmente nella chiave della stregoneria di luce che appunto insegno. Andremo a vedere come attuare una controfattura più che altro e come si riconosce una maledizione, come si riconosce quindi una fattura, un malocchio, alcune distinzioni e tanto altro. Per malocchio si intende l'invio di una massiccia quantità di energia negativa sotto forma di odio, può essere anche invidia, rabbia, eccetera, attraverso il potere degli occhi, quindi usando gli occhi. Da qui malocchio, occhio del male. Che cos'è che può arrecare un malocchio a una persona? Tante cose dipende anche dall'intensità con il quale, si fa il malocchio, quindi dipende anche dalla cattiveria, diciamolo chiaro. Dalla quantità di negatività inviata nel malocchio stesso. Allora, un malocchio si riconosce perché scatenerà nella vittima una serie di nefaste esperienze, quindi una serie di situazioni in cui palesemente si vede, si nota, bisogna anche saperlo notare, un cambiamento repentino di eventi, ma in negativo, sempre più fitto, sempre più consecutivo. Quindi situazioni nefaste, situazioni problematiche, difficoltà, incidenti di qualunque tipo, insomma problemi. Problemi dati da un agente esterno, una cosa fuori dal normale, ok? Dalla norma, cioè dal solito modo di funzionare nella vita di una persona. Starà decisamente alla persona riuscire a capire che veramente c'è un'interferenza esterna e poi poterla contrastare. Il malocchio comunque si può contrastare più facilmente delle maledizioni perché appunto è una forma molto più soft, diciamo, dell'invio di negatività alla vittima. Quindi anche per toglierla servirà un minor apporto di energia, ma comunque tanta, tanta, tanto equilibrio energetico, mentale. Quindi psicologico da parte di chi ne è stato affetto. Dopo quindi la cosa maggiore che in effetti è il notare l'intervento esterno sulla propria vita, sulla persona, la vittima deve iniziare a contrastare il malocchio e lo può fare usando degli strumenti, dei rituali esoterici, visto che comunque il maleficio è un'interferenza negativa esterna, non richiesta e non approvata usando il male, usando la magia nera, ma non per forza con rituali. Quindi, appunto, chi scaglia il malocchio non necessariamente ha bisogno di rituali, dato che comunque tutto è unito, l'energia unisce qualunque cosa, qualunque spazio e anche qualunque tempo, perciò non è una questione di rituale, il malocchio è una questione che se qualcuno vuole poi mandare il malocchio sarà molto più potente, tanto da poi diventare una fattura. Quindi più consapevolezza apporta a chi manda, in questo caso, ma anche a chi toglie. Naturalmente, il malocchio su di sé o su un'altra persona, quindi un esoterista sperando competente. La consapevolezza è quello che fa la differenza, perché nel male, così come nel bene, dà più apporto energetico all'intervento in sé, alla volontà in sé. Quindi una persona negativa che è consapevole di voler fare del male, quindi consapevole in quel senso blando, non di consapevole, non immaginatevi una consapevolezza delle varie regole, delle varie leggi sacre, universali, non parlo di quella consapevolezza perché non ce l'hanno neanche per l'anticamera del cervello, queste persone che praticano magia nera, magia rossa, quindi hanno un modo di vivere la magia manipolativo senza rispetto dell'altro. Quindi parliamo di una consapevolezza blanda, detta proprio in terza dimensione, parlando proprio in termini di terza dimensione, anche se comunque non vedrete nel mio canale che io applico queste terminologie per definire cose, eccetera. Ognuno vibra in una dimensione diversa e non è sempre quella, perché siamo umani, perché comunque siamo in movimento, si spera, verso l'evoluzione propria, perciò è normale che una persona non sia statica. Se è statica vuol dire che l'energia è stagnante, quindi chi vi dice
io sono in quinta, io vibro in quinta sto, non ha capito niente di come funziona l'energia del cosmo, l'energia della persona e di tutta la natura di cui noi facciamo parte. Quindi, vabbè, questa è una piccola parentesi, ma molto importante. Allora, la persona che scaglia il malocchio di solito lo fa perché già di per sé è molto invidiosa, molto negativa e nutre rancore verso una data persona. Quindi non sempre la persona è cosciente di stare andando a fare del male e a stare inviando negatività. Ma poi ci sono quelle persone che sono già dentro l'esoterismo da un po', come per esempio le streghe, naturalmente, oppure altre persone, come per esempio le zingare, che praticano una forma conscia. Perché la stregoneria nella loro cultura è già molto applicata, non consapevole nel nostro senso di stregoneria di luce, ovviamente, però sanno di praticare, quindi consapevole in questo senso blando. E loro lo fanno in questo modo, sapendo che cosa vanno a fare, sapendo in che modo, e quindi in questo riconoscimento dell'esistenza, così radicata dentro la loro mente, fa in modo che naturalmente la pratica in sé sia molto più forte di quella attuata da una persona che si deve persino sforzare di credere in determinate cose. Quindi dipende tanto dalla nostra apertura mentale anche in tal senso. Ok, adesso parliamo delle maledizioni. Le maledizioni, quindi sia di nuovo parliamo sia dalla parte di chi le attua e chi invece le subisce e si deve difendere. Le maledizioni sono invece sempre e soltanto delle interferenze negative esterne praticate da un esoterista, perché altrimenti non possono attecchire. Perché non possono attecchire? Perché c'è bisogno veramente di un riconoscimento interno di quello che riconoscimento blando rispetto al fatto che vuoi andare a praticare una certa cosa dovrai usare determinati strumenti, determinati rituali, quindi ci vuole una ritualistica per le maledizioni. Invece, per scagliare un po' di sfortuna, che se andate a vedere, e vi metto il link doverosamente perché la sfortuna non esiste, così come la fortuna, siamo andati a vederlo in qualche video e quindi ne abbiamo parlato bene. Un po' di sfortuna, quindi nel senso di un po' di problemi, difficoltà in qualunque ambito, poi in un rituale più specifico o in caso di malocchio, soltanto parlando di che tipo di rabbia, di rancore, di odio la persona nutre per l'altra. Per esempio, se una persona non pratica, non sa che tutta la sua negatività va a fare del male alla gente. Quindi è una persona negativa e questo fa, emette negatività. Se quella persona è invidiosa, odia un'altra persona perché sta insieme ad un uomo che a lei piace, questo l'ho visto spesso purtroppo, succederà che manderà negatività alla coppia, quindi a entrambi. E questa negatività si sfocerà in problematiche di ogni tipo, una serie di situazioni spiacevoli per entrambi, che quindi si placherà e svanirà completamente dal momento in cui interverrà la vittima, quindi in caso la donna o un uomo, se praticano, per contrastare la stessa fattura di malocchio, quindi una fattura leggera, o una fattura di maledizione, una fattura più pesante. Allora qui la consapevolezza per chi subisce è di estrema importanza e rilevanza perché determinerà l'esito anche della controfattura, della contromaledizione, ok? Perché? Perché più è forte il tuo riconoscimento divino e più la tua energia sarà disposta ad essere manifestata, ok? Perché? In che senso? Perché l'anima comunque deve essere vista per poter affluire in te. Quindi più tu vedi la tua divinità dentro di te e più diventi una strega potente. Questo accade sia in negativo, per le streghe oscure, sia in luce. Ma in negativo la persona, la strega, ometterà ovviamente una parte fondamentale della questione, quindi sarà più potente certe cose,
ma non avrà il minimo accesso, come abbiamo visto negli altri video parlando delle pratiche oscure, non avrà il minimo accesso alla più grande fonte della Dea, che è la sua luce, la sua comprensione di certe dinamiche, di certi compromessi doverosamente attuabili all'interno della vita, che ti portano ad avere immedesimazione per l'altro e quindi alla fine il giudizio sparisce dalla tua volontà mentale nei confronti dell'altro, sebbene tu abbia sofferto tanto. E infatti la maggior parte delle streghe più potenti sono quelle streghe che hanno sofferto di più. Stampatevi bene questa cosa in testa perché è fondamentale. Chi ha sofferto ed è stato capace di sovvertire la sofferenza, entrandoci dentro, morendo di dolore, e poi alla fine trasformarla in comprensione di più punti di vista della stessa cosa che l'ha fatta soffrire, quella persona sarà una persona non soltanto resiliente, ma sarà una strega che è capace di trasformare la negatività in luce. Una strega così non avrà problemi a cancellare e appunto eliminare e togliere qualunque maleficio sia negli altri che in se stessa. Quindi in questa giornata di oggi, in questa lezione, non vi dirò delle formule che voi dovreste applicare. Perché le vostre formule, come ve le dico sempre, i vostri incantesimi, ve li dovete creare voi, altrimenti non vi funzionano, perché sono delle fuoriuscite, manifestazione della sapienza della vostra anima, di ciò che vi risuona alla vostra anima. Non potete riceverlo, non potete riceverlo o copiarlo da qualcun altro. Quindi dovrete essere voi a creare creatività. Creatività, ragazzi, nella stregoneria, assolutamente creatività. Dovrete formare una formula, una frase, magari anche che vi dia quel ritmo nella recitazione della stessa, per esempio con rime, va bene? Quindi le rime aiutano alla recitazione della formula in modo ripetitivo, è normale, quindi anche in questo modo, oppure no. Come volete voi, come vi risuona a voi, sarà la maniera giusta. Vi condividerò un rituale per contrastare malocchio e maledizioni. Ricordatevi però quello che vi ho detto, che la cosa principale, al di là degli strumenti che voi andrete ad utilizzare nel rituale di bando del malocchio e della maledizione, perché questo sarà, comunque saranno sempre e soltanto di minor rilevanza rispetto alla vostra connessione con voi stessi, con la vostra anima e il vostro riconoscimento della vostra potenza divina e quindi in primis la capacità di entrare dentro il dolore senza paura per trasformarlo. Altrimenti la negatività non riuscirete neanche ad accarezzarla e per rimuoverla, quindi assolutamente un percorso di spiritualità, un percorso spirituale, un percorso di crescita personale, interiore, in quel senso lì, autoanalisi sono fondamentali, come dico sempre, nella stregoneria di luce, cioè che trasforma la negatività in comprensione. In questo rituale io vi consiglio di cogliere questo periodo invernale in cui le rose sono appunto ancora in questa forma, non sono sbocciate, racchiudono in sé tutto il potere di loro stesse, quindi tutto il potere della rosa è, come dire, tutto il potere della vita. In più hanno questa particolarissima forma di un occhio, come avrete visto. Allora, questa forma non è a caso, perché Gaia non fa niente a caso, assolutamente, come sappiamo, Gaia ha messo nella rosa in questo periodo, nel periodo in cui tutto è fermo. Nel periodo di Yule, no? Tutto è fermo, ma non stagnante, tutto è in attesa di esplodere di nuovo poi nella primavera. Quindi è un'attesa che serba a mo' di progetto, a mo' di luna nuova, luna nera. Serba all'interno come seme tutto quello che poi verrà. Quindi è un ottimo periodo per andare a raccogliere tutte quelle piante, tutte quelle cose che poi ci serviranno nei vari rituali, che naturalmente si addicono a certi rituali anch'essi. Quindi queste piante io vi consiglio di andare a raccogliere questi boccioli di rosa non ancora sbocciati quando hanno la forma dell'occhio. Allora voi chiudete
chiedete sempre alla pianta tutto il procedimento come al solito di richiesta. Naturalmente la pianta di togliere, di rimuovere la sua energia consapevole dalla stessa per poter non sentire dolore o sofferenza nel momento in cui noi andremo a staccare il bocciolo dallo stelo. Allora, noi andremo a prelevare questi boccioli. Per togliere un malocchio, poi dipende da quanti rituali andrete a fare, comunque io vi consiglio di prenderne un po', perché è possibile che se il malocchio sia forte, nonostante voi siate forti, si debba ripetere il rituale per più giorni, è normale. Perché questo? Perché comunque, anche se noi andremo già a dichiarare questa negatività, non la voglio, comunque nella materia, visto che siamo permeati da tante dimensioni, tanti piani, questa è una realtà multidimensionale. Quindi, cosa significa? Significa che avremo dei rimasugli, comunque, delle parti rimaste ancora della maledizione o della fattura, eccetera, che ci avranno apportato e che andrà a disgregarsi, andrà a eliminarsi, ok? Come quando soffiate su una candela e il fumo da prima è bello denso e poi naturalmente scemerà. Quindi anche la maledizione e il maleficio scemeranno con la vostra caparbietà, la vostra determinazione nel proseguire e nella vostra protezione. Quindi sarà per riuscire a togliere una maledizione in maniera soddisfacente, quindi riuscendola appunto a togliere bene, dovrete dare sfogo a tutta la vostra intenzione, tutta la vostra determinazione, tutta la vostra forza, tutta la vostra decisione, ok? Se non ci mettete sforzo in quel senso lì, forza, fermezza, non andrete a distogliere nulla, perché se andate con morbidezza contro un muro non riuscirete mai ad abbatterlo. Quindi la fiducia in stregoneria di luce è quell'elemento che assolutamente va a rafforzare il potere della strega. Ok? Prendete due di questi boccioli e con tutta la vostra intenzione da prima accumulata, nella recitazione della formula da voi scelta e prescritta, andrete a infilzare con un ago, che secondo voi è la vostra più potente energia di luce della vostra anima, dentro l'occhio, immaginando, visualizzando che il bocciolo della rosa a forma di occhio, che quindi anche alla mente, anche al subconscio ricorda l'occhio, effettivamente è rappresentante del malocchio e della maledizione, quindi degli occhi di chi vi ha mandato la maledizione o il maleficio o la fattura, insomma. Andate dunque a instillare il cambiamento profondo nelle profondità dell'occhio, così che poi si distrugga. Allora, cos'è che voi andrete a fare? Prendete il vostro calderone, questo dovrete farlo naturalmente di notte, verso la mezzanotte, o comunque di sera molto tardi, quando comunque siete completamente da soli, siete sicuri di non venire più disturbati. Quindi io vi consiglio mezzanotte, giù di lì, la notte ve la consiglio, non alla luce del giorno, perché comunque andremo a entrare dentro la negatività per instillare la nostra luce e ci vuole comunque tanti tanti rappresentanti dell'oscurità, in quel senso la notte, ok? L'oscurità è il simbolo di tante cose, non per forza di male. Naturalmente l'oscurità della notte non significherà che noi siamo dentro al male, ma che siamo dentro alle profondità del nostro potere, così da prelevarlo al meglio per certe pratiche che vanno a influire sulle più profonde parti della nostra energia, anche quelle che non sono visibili. Infatti un maleficio va a contrastare la nostra salute, per esempio, anche e soprattutto di solito, poi dipende dalla volontà di chi ha mandato il maleficio, se voleva intaccare la salute o qualcos'altro. Comunque non si vedono da subito le problematiche fisiche, ma si vedranno dapprima le problematiche interiori. Ok? Quindi prima andrà a cristallizzarsi questa maledizione, questa fattura, dove? A livello energetico.
E poi dal livello energetico, piano piano, se non si fa nulla o ci si rende conto tardi della cosa, comunque andranno a manifestarsi anche sulla mente e sul fisico. Niente è comunque incontrastabile, altrimenti non starei qui a spiegarvi come si fa a togliere un maleficio, che cos'è che serve in realtà per toglierlo, eccetera. Non esisterebbe la nostra accademia. Quindi state tranquilli, perché per qualunque cosa c'è una soluzione. La cosa fondamentale è che comunque voi dovrete intraprendere onestamente e in maniera veramente pragmatica un percorso interiore mirato alla consapevolezza della vostra essenza. Quindi realmente, non pensando che se siete felici vuol dire che vibrate in vibrazioni alte e se siete tristi significa che siete attaccati dai demoni. No, no, queste sono un po' fantasie. Dovrete essere più pragmatici e più consapevoli della vostra umanità, abbracciandola, integrandola in voi, utilizzandola, che la consapevolezza è tutto quello che noi siamo in realtà. Tutto quello che noi dobbiamo raggiungere, tutto quello che ci permette di vibrare in sintonia con la nostra anima. Li prendete questi semi e li buttate dentro il calderone. Sempre il gesto, ogni gesto in stregoneria deve essere attuato con estrema consapevolezza. Quindi il gesto di andare a buttare gli occhi di chi vi ha mandato la negatività dentro il calderone, cioè il ventre della dea che tutto comprende, in fiamme, lei trasformerà e brucerà l'ignoranza, cioè il male. Ma sapete che ignoranza e male, negatività, sono sinonimi. Quindi anche il gesto, tutti i gesti in stregoneria devono essere colmi di significato vostro esoterico, nascosto, esoterico, ok? Andrete a bruciare la negatività. La candela, invece, perché si usa sempre? Si usa sempre la candela perché? Perché la candela è comunque grande rappresentante e veramente manifestatrice di un canale energetico tra il nostro piano ed altri. Quindi, come al solito, tutto questo alla luce di una candela dapprima accesa all'inizio del vostro rituale, come prima cosa in tutti i rituali, ok? A parte la questione cerchio, naturalmente, in cui si attuano, si accendono le candele in un certo modo per attivarle in senso orario, eccetera. Allora, questa è una modalità in che modo? Nella pratica, che comunque deve essere nutrita da tutto quello che è realmente fondamentale per togliere un malocchio, che è la questione di consapevolezza e potere della strega. Una candela bianca e una candela nera, con su inciso il tuo nome, cioè il nome della vittima, insomma, il tuo nome nel caso, o il nome della vittima, che sia tu o qualcun altro a cui tu vuoi togliere il malocchio. E per togliere il malocchio qualcuno bisogna avere nella stregoneria di luce, che è rispettosa di tutte le leggi cosmiche, il consenso, altrimenti sarà comunque un'influenza esterna non richiesta e vi andrete a beccare il karma, ok? Anche se è un'azione positiva, non importa, tu devi rispettare il volere dell'altro. Quindi, se non avete il permesso della persona, della vittima di malocchio, non potete fare nulla e se lo fate vi beccate karma. Sappiatelo, ok? Bisogna sempre essere rispettosi. Questa è una cosa molto importante. Una candela bianca, sulla candela bianca andrete a incidere il nome, la data di nascita, il cognome, naturalmente, della vittima del maleficio. Sulla candela nera, se lo sapete già, scrivete anche il nome. Se non siete sicuri di chi vi ha mandato il maleficio, chi l'ha mandato alla persona in questione, altrimenti non scrivete nulla se non siete veramente consapevoli di questo. Se sapete anche la sua data di nascita, ben venga, in modo che indichi meglio chi è la persona di cui si fa riferimento. A livello nostro mentale, questo è molto importante. Comunque siamo noi che andiamo a connetterci con la nostra divinità interiore, con la Dea e con il Dio per poter agire sui vari piani, anche quelli esoterici, nascosti ai nostri sensi. Tra
3D. Per esempio, io in una cosa del genere pratico molto, molto spesso la dichiarazione in sé, anche sotto forma di varie frasi che mi vengono spontanee da dentro. Questa è la cosa migliore che si possa fare in un rituale di qualunque genere, essere spontanei, sapere bene però che cos'è che vai a dire, perché ogni parola sarà soppesata tantissimo dalla nostra anima, ogni parola sarà presa in gestione dall'energia globale, tale quale, perciò dovete stare molto molto attenti a tutto quello che dite, ok? Quindi quando io dico sempre nei rituali siate specifici nella formulazione della vostra frase, della vostra formula, è perché veramente ogni parola avrà un peso, ogni parola ha un peso, anche quando noi parliamo con qualcun altro e quando ci diciamo le cose da soli, eccetera. Quindi a maggior ragione in un rituale dovrete stare veramente attenti a scegliere le parole giuste. Comunque chi pratica da più tempo saprà quali sono le parole più giuste per andare a entrare dentro l'energia senza ricorrere a fraintendimenti energetici. Andrete dunque a focalizzare voi stessi o la vittima in questione nella candela bianca e quella nera sarà la rappresentante della persona che ha mandato il maleficio. Andremo dunque ad accendere per prima cosa la candela nera. Perché? Perché si deve bruciare, deve essere inferiore a quella bianca di luce, di tutto, ok? Aspettate un po' che scenda di dimensione, di altezza, quella candela nera rispetto a quella bianca. Iniziate comunque a dire, a parlare, a esprimere la vostra volontà, ma non su come io chiedo, vorrei, no, niente di questo genere. Io sono la luce, io dichiaro che tutto quello che mi è stato fatto torna indietro al mittente per volere della dea, cose di questo genere, ok? E comunque non ve lo posso dire io perché, vi ripeto, è molto importante la personalizzazione di una formula così come di tutto il vostro sentire, che sarà diverso, naturalmente perché siamo tutti diversi, ma anche le situazioni sono tutte diverse. Metteteci tanto, ok? Di solito un rituale del genere, un'ora, va bene, capito? Dovete sentire che avete dato tutto, tutto voi stessi, che più di quello non potevate fare, ok? Quindi sforzatevi, sforzatevi completamente, tutta la vostra energia, tutta la vostra potenza, perché voi siete luce e meritate luce. Bene. Allora, le candele e poi naturalmente accendete quella bianca. E continuate, 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 come se stesse, perché è così, combattendo una battaglia. Convinti che perché voi siete luce e meritate luce, e perché voi andate a dichiarare che non approvate, allora quello succederà. Che funziona così, naturalmente. Se noi neghiamo il consenso a un'interferenza anche già avviata, esterna, negativa, quella dovrà assolutamente fermarsi e annullarsi, cioè dovrà stare agli ordini nostri. Perché ricordate sempre, la negatività è sotto la luce, sotto, ok? Quindi sta agli ordini della luce. Lasciate consumare le candele una volta finito tutto il rituale. Lasciatele lì, andate pure a dormire. La mattina dopo toglierete tutto, butterete tutto, ok? Tutto insieme. Perché comunque tutta la loro energia sarà stata consumata dalla vostra volontà e sarà stata dissipata da questa dimensione per andare a lavorare negli altri piani che noi abbiamo detto in tutto il nostro discorso di creazione, formule e recitazione, sì, della formula. Comunque sarà stata integrata nell'altra dimensione per agire su di essa, naturalmente, per liberarci appunto da questo intervento esterno negativo. Energetico, dunque, non fisico. Si possono usare tante cose, si possono usare tanti tipi di rituali. Questi sono i due rituali, perché sono due, ok? Da fare se volete anche in contemporanea in un rituale unico, cioè prima fate questa cosa con la candela e prima di finire, nell'ora stessa in cui state compiendo questo rituale con le due candele, potete iniziare a fare questa cosa per apportare più energia alla vostra intenzione con i boccioli della rosa.
Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia utile. Mi raccomando, studiate bene prima di andare a fare un rituale del genere perché ci vuole consapevolezza. Ci vuole consapevolezza delle leggi, delle funzionalità del bene e del male e della giustizia, quindi della luce. Ci vuole consapevolezza di che cosa veramente può accadere e che cosa può non accadere quando si va incontro a malefici o cose del genere. Quello che non accadrà sarà quello che voi non permetterete che accada. Mettete like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo presto con nuovi video dell'Arte di Gaia. Ciao!